Buongiorno a tutti, sono Carloni di Infocamera, grazie Maria per la presentazione. Io comincio subito a farvi vedere operativamente come si crea la pratica, quindi vado a condividere il mio schermo e lo condivido tutto, così facciamo prima. Ecco, all'indirizzo registroimprese.it voi troverete il portale che viene chiamato anche Telemaco, che è il nome che cala da molto tempo, dove dovrete accedere o se non avete ancora l'accesso registrarvi per trasmettere le pratiche al registro delle imprese. Di fatto attraverso questo portale è possibile sia interrogare gli archivi ufficiali delle Camere di Commercio in modo autonomo, sia trasmettere pratiche al registro delle imprese, a tutti i registri delle imprese d'Italia. Quindi, se non avete ancora, non siete ancora utenti di questo portale, è necessario registrarsi e alla luce delle ultime normative è necessario per i nuovi utenti accedere o con carta d'identità elettronica o con SPID o con il certificato di autenticazione che è sulla Carta Nazionale dei Servizi. Questo perché la normativa attualmente prevede queste modalità. Quindi, una volta che vi siete registrati, sarà necessario avere un profilo, sottoscrivere il contratto, perché è necessario avere un profilo che vi autorizza alla spedizione delle pratiche. Quindi la vostra, autorizzazione ad accedere al portale non sarà immediata, di solito molto veloce, però il suggerimento è quello di non arrivare all'ultimo momento perché potrebbero esserci anche per motivi che non possiamo prevedere prima, magari dei ritardi di sistema, e quindi rischiate di perdere tempo in quello che veramente vi interessa, che è la presentazione delle domande. Quindi, se non siete ancora registrati, il suggerimento è registrarsi appena possibile. Quindi, una volta entrati in una di queste tre modalità, o con carta d'identità elettronica, o SPID o CNS, bisogna rispondere, troverete già preimpostati i vostri dati, chiedere, come dicevo, un profilo per la spedizione delle pratiche, quindi il profilo più ampio. Il sistema vi consentirà di scaricare un contratto che deve essere sottoscritto da chi ha compilato i riquadri, da chi ha fatto l'accesso con appunto SPID o CNS. Dopodiché ci sarà la necessità, questo contratto andrà firmato digitalmente con un dispositivo di firma digitale e andrà rispedito seguendo le istruzioni sul portale. Se invece siete già utenti Telemaco, avete già o una user ID e password oppure avete l'accesso con SPID, CIE o CNS e potete direttamente, se avete la user ID e password, andare sul login, digitare la vostra user ID e password. E vi ritrovate sulla homepage di Telemaco dove vengono illustrati un po' i servizi di interrogazione perché sono quelli più diffusi. I servizi che interessano a noi nel dettaglio, nello specifico, sono andiamo sulla voce sportello pratiche, dove poi è possibile selezionare pratiche bilanci, registro imprese bilanci, ma quelle che interessano a noi nello specifico sono le pratiche di e-government e gov. Andiamo sulla freccetta e entriamo alla voce, vediamo un menu
che ci porta agli sportelli telematici per i servizi di e-government e ai contributi per le imprese. Se è la prima volta che accediamo a questa maschera, andando in fondo alla videata, vedete che è necessario completare la registrazione. C'è una nota con tutte le istruzioni. Per completare la registrazione sarà necessario andare su Procedi. Il sistema ci chiede di andare a inserire soprattutto, molti dati sono già stati acquisiti, riporta i dati acquisiti in fase di registrazione. In questa maschera possiamo andare a modificare l'indirizzo email soprattutto. Questo diventa molto utile nel caso in cui l'ufficio, i referenti delle comunicazioni relative alle pratiche che voi invierete in questa per gli sportelli di e-government siano diversi da chi ha sottoscritto il contratto telemaco. Cioè, perché a questo indirizzo email arriveranno tutte le risposte automatiche dello sportello telematico. Perché poi vedremo che in ogni fase della vostra domanda vi arriverà una risposta. Quindi se ci fosse l'esigenza di personalizzarlo, potete farlo attraverso questa videata. E in ogni caso la prima volta è obbligatorio personalizzarlo. Entrare quindi alla voce Procedi e andare a completare la registrazione. Per creare la nostra pratica di contributo, di richiesta di contributo, andiamo alla voce Contributi alle imprese, accedi, vedete qua in alto, e andiamo a selezionare la voce Crea modello. Andremo ad impostare i dati della vostra impresa. Io adesso prendo come riferimento Infocamere, quindi imposto la Camera di Roma. Il codice fiscale, voi potete mettere anche il numero REA, con cerca il sistema fa una ricerca sull'archivio delle imprese con questi filtri e va a selezionare l'impresa che è impostata. Devo scegliere a questo punto il tipo di pratica. Come si diceva prima, io posso fare una pratica di richiesta contributi, ed è quella che andremo a fare in questa fase. Successivamente, se avrò ricevuto il contributo, dovrò scegliere richiesta di rendicontazione, esattamente con gli stessi standard analoghi. Quindi richiesta di contributo. Vado a definire lo sportello di destinazione, quindi apro e scelgo lo sportello di Parma, con avvia compilazione vado a inserire tutti i dati che andranno a creare il mio modello di domanda. Alla voce bando, adesso qui non lo vedete perché sarà disponibile solo dalla data di apertura, voi troverete anche il bando internazionalizzazione 2022. Io adesso prendo per fare questo esempio il bando che è attualmente disponibile, però sostanzialmente cambia il nome. Il resto della pratica dei dati da inserire non cambia. Vado a impostare le spese sostenute al netto di IVA e vado ad impostare il contributo richiesto, senza punti, senza virgole, niente, solo il numero pulito. Il sistema riporta i dati della mia impresa, che è quella che io ho impostato in fase iniziale. Devo andare a definire il settore e qui posso selezionare, no, devo selezionare con la lente la voce di interesse.
Il numero INPS posso anche impostare 0, se l'avete potete metterlo, ma posso anche impostarlo a 0. Un'email, possibilmente indirizzo PEC, anzi mi pare fosse un requisito l'indirizzo PEC, quindi andrete ad impostare l'indirizzo PEC della vostra impresa. Il numero dipendenti non è obbligatorio, quello che invece, anche se non è indicato come obbligatorio, ma poi di fatto serve per l'istruttoria della pratica, è la voce dimensione impresa. Quindi dovrete andare a definire se si tratta di una piccola, media o micro impresa. Non ho parlato della grande perché non è consentita dal bando, quindi ovviamente questo vi escluderebbe immediatamente. Come dicevo, questo è un campo fondamentale perché poi sarà necessario durante la fase di istruttoria. Gli altri campi, il fatturato e il referente, non sono campi obbligatori. Ovviamente potete compilarli, però non è vincolante, così come il dato del presentatore. Quello invece che è l'ultimo campo obbligatorio è indicare il tipo di pagamento, è consentito il pagamento con bonifico e il vostro IBAN. Questo sarà l'IBAN su cui verrà effettuato il pagamento nel caso in cui vi venga poi accordato il contributo. Per quanto riguarda il bollo, lo dovete pagare in modalità distinta, quindi qui lasciate impostato, cioè qui non dovete versare il bollo, non importa cosa Carla, dite. possiamo dire che il bollo in realtà non è un bollo virtuale, ma devono mettere la marca, lo dovevo dire io, ma non l'ho detto, la marca da bollo sulla domanda. Poi Sì. Ok. lo posso dire dopo, eh? Sì, comunque qui non lasciate il valore preimpostato, perché appunto sulla domanda dovrà esserci la marca da bollo. E alla fine facciamo scarica modello base. Il sistema, no, grazie, questo non lo voglio, mi ha salvato il documento in formato XML nell'area download. Adesso lo vado a ripescare. Un attimo, me l'ha messo qua. Ecco, vedete, questo è il documento che mi ha creato il sistema, che ha un nome ben definito, M base, che sta a modulo base, AGEF è il nome della procedura per la richiesta di contributo, la provincia della sede dell'impresa, seguita dal numero REA, seguito da XML. A questo punto io dovrò firmare digitalmente questo file, quindi vado ad aprire il mio software di firma. Seleziono il file che devo firmare senza cambiargli il nome, perché è fondamentale non cambiare il nome. Firmare, no, devo impostare il PIN. E l'altra cosa di cui mi devo ricordare è che la tipologia di firma deve essere obbligatoriamente P7M, perché altrimenti non viene accettata dal sistema. Quindi, impostati questi campi, io faccio avanti, dichiaro di aver preso visione del documento, eventualmente lo posso anche aprire, continuo avanti e il sistema mi sta firmando il file. Quando mi ha salvato quindi il file nella stessa area in cui era il file originario e ha aggiunto l'estensione P7M. Adesso
online. Se sto facendo tutto contemporaneamente, posso andare direttamente su nuova pratica. Vedete, mi ritrovo, visto che non ho chiuso la sessione, tutti i dati della mia impresa e devo andare ad aggiungere i file firmati digitalmente, i file che poi dovrò spedire in Camera di Commercio. Quindi seleziono il modello base perché è il file principale in questo contesto. Quindi apri e il sistema mi ha aggiunto il modello base e con avvia creazione vado a creare la mia pratica. Creata la pratica con il modello base, vado ad aggiungere tutti i file allegati. Quindi da Allega, scusate, lo rivediamo, perché magari lo vediamo. Qua su in alto, vedete, io ho la mia pratica, vado sulla voce Allega, scelgo gli altri file che dovranno tutti essere firmati, che quindi io mi sarò già firmata in precedenza, come per esempio il modulo di domanda, quello previsto dal bando. E qui vado a scegliere il codice del documento, allega e continua. Se ho la necessità di avere una procura, vado a prendere il modulo di procura firmato digitalmente. Qui non lo vedo. Posso sempre mettere altro documento, allega e termina. E così con tutti i documenti che io devo inviare in Camera di Commercio. Quindi vedete che associate alla mia pratica ci sono tutti i documenti che io ho a disposizione, che posso visualizzare, posso modificare e insomma posso intervenire a seconda delle necessità. Una volta che ho completato la mia domanda con invia pratica, il sistema mi chiede questo codice per evitare gli automatismi e con invia pratica la pratica viene spedita alla Camera di Commercio. A seguito di questo invio verranno effettuati tutta una serie di controlli e il sistema, dopo, se i controlli vengono superati positivamente, con esito positivo, il sistema vi darà un numero di protocollo, che è il numero di protocollo del protocollo centrale della Camera di Commercio, che vi servirà successivamente in fase di rendicontazione. Quindi direi, ecco, e il numero di protocollo arriverà, sarà spedito in automatico a quell'indirizzo email che abbiamo visto in fase di conferma dei riferimenti per le comunicazioni automatiche delle pratiche telematiche. Io direi che questo è un po' il modo in cui vengono gestite le pratiche telematiche. Poi se c'è qualche domanda, magari adesso possiamo dare un'occhiata. Allora, vediamo le domande. Beh, il contributo in regime de minimis, magari rispondete voi. Siamo già alle domande? Sì, io avrei finito perché a questo punto mi sembra che sì, quella è la pratica. Sì. Ah no, forse mi sono dimenticata, scusami Maria, aggiungo un attimo una cosa, scusate, ricondivido di nuovo lo schermo, mi sono persa un attimo una cosa.
Ecco, la vostra pratica, voi ve la ritrovate nell'elenco delle pratiche da inviare. Questo vuol dire che io, infatti vedete, io non ne ho inviata nessuna perché uso, cioè le faccio solo come test. Finché la pratica è da inviare, vuol dire che è ancora in vostro possesso, non è arrivata in Camera di Commercio. Perché per essere sicuri che sia stata spedita alla Camera, la dovrete ritrovare nella lista delle pratiche inviate. Quindi attenzione, se avete dei dubbi, comunque tutte le volte che una pratica è stata creata ma non ancora spedita, perché magari non avete tutti i file pronti, perché per qualche motivo si è stati interrotti nel percorso, ce le ritroviamo nell'elenco delle pratiche da inviare.